Noi abbiamo parlato di capannoni in disuso e capannoni in nuova costruzione con nuove tecniche. Tu hai, nella tua attività, hai idea di quando a un imprenditore convenga costruire il capannone piuttosto che affittare un capannone, piuttosto che comprarne uno già fatto e adattarsi? Sì, sì, diciamo sì, ma ovviamente quando una persona, quando un imprenditore ti chiama per dire cosa mi costa, è proprio perché lui sta pensando di o costruire o comprare un capannone già esistente. Quindi lui fa questo paragone qua, ma è un paragone, è ovvio, la mia prima risposta, è ovvio che consiglierei di costruire un capannone nuovo, non perché io faccio i capannoni, ma se io faccio un capannone lo faccio come voglio io e come è necessario a me, mentre se devo comprare mi devo adattare a quello che c'è sul mercato. Il costo è uguale, facciamo così perché sennò dopo complichiamo un po' il discorso. Facciamo che il costo è uguale, se io costruisco mi costa come l'ho comprato, perché quello che te lo vende l'ha costruito. Quindi ovviamente quei soldi lì li ha spesi, anzi, probabilmente lui guadagnerebbe qualcosa in più per vendertelo. E stiamo parlando di un edificio nuovo. Un edificio vecchio, usato, il valore dipende dal mercato, dipende di come è stato fatto, il suo stato, la sua posizione, tutto ciò. Il cliente. Di solito ci sono due tipi di clienti, uno che non ha niente e fa una nuova attività, quindi non è importante dove si trova, quindi può comprare una cosa esistente come può costruire una cosa nuova. E quindi lui dice, invece di andare là, vado là, ma io sono qui. Mentre un'attività esistente, quindi un ampliamento, una necessità di spazio maggiore, eccetera, quello. O compra il capannone di là, a qualche chilometro di distanza, ma diventa una cosa difficile, anche se fa logistica dall'altra parte, deve andare avanti e indietro, insomma, non è facile. A quel punto converrebbe, visto che il costo abbiamo detto che il costo è uguale, se no meglio, costruisco il nuovo e lo faccio come voglio, come serve alla mia attività, non una cosa che devo adattarmi io a quello che c'è. Sì, per fare questo però immagino che un imprenditore debba avere anche co conoscenza di quello che serve, cioè mi figuro questo, così come, cioè se io parto con una nuova attività, sono un artigiano, mi allargo, piano piano mi serve uno spazio, un guscio un po' più grande, allora mi sposto, magari perché non ho ancora forza di comprare un capannone, mi sposto in un capannone che già esiste. Mentre sono dentro scopro che ho comprato quel macchinario, che con i mezzi faccio fatica a fare quel giro. Nello stoccaggio mi dà fastidio quell'altro, quindi ho, grazie a quell'utilizzo, capito che cosa mi serve e che cosa non voglio in un altro capannone, immagino. Serve, ovviamente serve consulenza. In effetti i consulenti esistono solo per quello, o anche per quello, i consulenti, però serve anche visione. Certo. Il vincente è quello che non ha l'idea, che ha la visione. Il vincente, le aziende che hanno iniziato da piccoli e sono diventati grandi, sono quelli che hanno avuto non un'idea, ma una visione. Quindi loro vedevano già che è una cosa che non ho aperto questa azienda qua per guadagnare 5.000 euro al mese, ma ho aperto questa azienda qua per fare 100.000, 300.000, 1 milione. Quindi Certo. avere la visione ovviamente influenza la tua risposta alla tua domanda, dipende quello che vorresti, dove Certo. devi sapere, ovviamente non ci sono i fondi inizialmente, è chiaro, però bisogna mettere sempre tutto sulla lista. Inizio piccolo e divento grande. Se divento grande tra un anno è un problema grosso, se divento grande tra 10 anni è un problema minore, perché poi dopo posso anche trasferirmi, posso costruire, posso comprare. Però Certo. diciamo che in Italia la maggior parte delle aziende che si sono ingrandite con il lavoro, non con la visione di ingrandire, ma poi dopo c'è una richiesta, una risposta, una richiesta, una risposta, le aziende si sono diventate grandi e quindi a un certo punto tu ti trovi stretto, quindi a un certo punto
costruisco un po' più in là, oppure ho la possibilità di avere il terreno di fianco. Ti serve una consulenza legata alla gestione del patrimonio immobiliare o all'investimento immobiliare? Scrivimi la mail che trovi in didascalia. Ciao!